Pippo, tutto il giorno tu starai con Radio In. Oh, oh, hello, Pippo, siamo qua, Pippo, e se accendi la tua radio tu ci ascolterai, resta con noi, Pippo, non cambiate, Pippo, tanta musica con gioia ti offriremo. Buon venerdì 16 dicembre, buon inizio weekend da Sara Priolo in studio, anche Giulia Celesia in regia. Ciao Giuli, è in collegamento per questa volta, anche per questo venerdì, Milvia Verna. Hello people! Little people, ciao Sara! Buongiorno, ecco questo è il richiamo, no? Non so se noti la mia immagine un po' statica, oggi non mi muovo! Se allora ti posso dare dei pizzicotti, aspetta, ti posso se tu divertire. I capelli in questo momento ti spaventeresti. Venerdì scorso, come sai, ero a Roma per piacere, diciamo, e a cui è seguito poi a questo viaggio di piacere un viaggio di lavoro, e il mio fisico non ha retto, l'età è anche quella. E vabbè, tu hai esagerato però, perché sei uscita scollata con il tuo tacco 12, un super abito amore, con spacco. Amore, tu sai che io non amo sudare, non per niente vi faccio vivere in una teca di ghiaccio là dentro. Comunque ti sei divertita però adesso... Oggi manchi, anche se sarà in collegamento, finché il collegamento regge, ovviamente, con ci me sono, per queste due ore, esatto. Ma chi ieri, abbiamo? Ieri ero sotto un treno, oggi mi sento una divinità, ho fatto una doccia e ho cambiato le lenzuola, che sono i piccoli piaceri della vita, le persone non ci pensano abbastanza. No, è vero. E poi pulizia, ecco. Poi di rito, almeno per me, penso anche per te, shampoo, pigiama e lenzuola pulite, rigorosamente. Certo, in questo momento mi sono vestita giusto per un pizzico d'orgoglio e dignità, e ho anche un abito addosso, però ho le ciabatte pelose con un cuoricione gigante e delle orecchie da mini. E vabbè, sei sempre romantica, mi becco questa dedica, ma io con chi sarò oggi? Anzi, tantissimi ospiti, non solo in collegamento ma anche in studio. Francesca Leone. Oggi insieme a noi ci sono Francesca Leone, che oltre a essere vice sindaco del comune di Ciminna è anche amica mia, se proprio vogliamo, e l'ho scoperto dopo che mi hanno segnalato l'iniziativa, che è Rural Day, che dal 16 al 18 dicembre si svolgerà a Ciminna, quindi andiamo a trovare delle tradizioni, le origini, l'amore per la terra e per i nostri comuni. Francesca ce ne parlerà nel ruolo, diciamo, noi ci conosciamo da altro e abbiamo fatto insieme delle campagne elettorali, siamo state bene, quindi ieri ci siamo scoperte insieme, bello. Oggi in trasmissione. Evento che inizia proprio oggi fino a domenica 18 dicembre, appunto. Poi ritorna Maristella Panepinto, Lucia Porracciolo, giusto? Porracciolo e Alessia Franco sono tutte e tre colleghe, e stavolta con loro parliamo, con Maristella, con Tutta Mamma abbiamo parlato spessissimo, in questo caso le ritroviamo come club del libro, ma come club del libro dedicato ai più piccoli. Bello. E poi sempre un evento dal 16 al 18, questa volta dove siamo? Tu che sei manciataria e che sei sempre meglio di me e puoi andare in giro, puoi andare dal 16 al 18 dicembre a Degusti Arte. Esatto. Ne parleremo con Vincenzo Bellia, sempre in collegamento, ovviamente organizzatore e ideatore di questa manifestazione. E poi sport. Ma mi dispiace tantissimo non essere in studio, perché la nostra redazione si rallegrerà con la bellezza e anche la gioventù di Giorgia Pedone, Virginia Ferrera e Federica Bilardo, che sono giocatrici della squadra del Circolo del Tennis di Palermo e sono state promosse in A1. Se ti ricordi, le avevamo incontrate per una spirata che si era svolta a bordo piscina al Circolo del Tennis con le giocatrici e le atlete trasformate in modelle per un pomeriggio. Bellissimo, sì, oggi ritornano nei loro abiti, tra virgolette. E loro non hanno smesso di indossare la racchetta, visto che avevano i tacchi, hanno continuato a giocare, tant'è vero che sono state promosse. Bello, bello, quindi festeggiamo qui live, ovviamente con te. Siamo già in diretta, a proposito di live, sulla pagina Facebook, dove vi aspettiamo anche in replica, sul nostro sito radioin102.it tramite l'app. A tra poco, amica.
I consigli di Radio In. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Guarda che meraviglia! Senti che spettacolo! È arrivata Sky Glass, molto più di una TV, perfetta fino all'ultimo pixel, con un miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass 43 pollici a 11,90€ al mese, anticipo di 25€ anziché di 125€, solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in Via Sciuti 68. Domenica aperti. Mary Shoes and Happy New Bag da Bag Store. Approfitta delle promozioni attive su tutti i prodotti. Bag Store è borse, pelletteria, valigeria, calzature, accessori moda dei marchi Guess, Pollini, The Bridge, Piquadro, Samsonite, Coccinelle, Borbonese, Liu Giu e tanto altro. Il Natale è alle porte. Scegli il regalo perfetto. Per lei. Per lui. Per i vostri bambini. Bag Store vi aspetta a Palermo nei centri commerciali Forum, Concadoro, La Torre e nel prestigioso punto vendita di Via Libertà 23, online sul sito bagstoreshop.com. I tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi in oro e argento in contante all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo! Qualità prima di tutto. È questo il punto di forza di Ottica Focus. A Natale per i tuoi regali scegli Ottica Focus e non perderai lo sconto del 50% su tutte le migliori marche di occhiali sia da vista che da sole. Questa interessante offerta promozionale è valida solo per il mese di dicembre. Ottica Focus, esperienza e professionalità al servizio della tua vista. A Palermo in Via Sciuti 57 e nel sito otticafocus.com. Telefono 091 626 52 28. Radio In. La voce della tua città. Eccoci su Facebook, 11:15. Devo condividere la diretta, ancora non l'ho fatto. Buongiorno. Ciao tesoro, ma la mia faccina dov'è? È sparita? La tua faccina è sempre qua, io la vedo fissa, ma probabilmente tu non la vedi, ma al pubblico risulta perfetta, statica. Tra l'altro, Giulia, l'hai fatta la diretta pure su Glitter, Giulia? Sì, dice sì, ti saluta. Bravo, tra l'altro. Giulietta. Sì, mi vedo. Vorrei proprio vedere le tue ciabatte, ma scusa, puoi inquadrarlo per un secondo, poi il prossimo magari blocco su Facebook solo le tue ciabatte. Con ma il certo, pelo a forma di subito. Noi in questa, come sempre, il nostro show non può mancare. E con questo ne abbiamo approfittato anche per fare una prova audio, ma diamo il benvenuto alla nostra prima ospite. Aspetta, ciao. Che Francesca è tanto amica, la mia ciabatta se la può guardare. Francesca Leone, ciao, prova a parlare. Che bella, dai, bellissima, ma la voglio. Portala in studio venerdì prossimo, così siamo un po' più comode. Se vuoi facciamo la puntata in pigiama, così, meglio di così, non si può non fare, si può. Veramente, ti prendo l'impegno. Francesca. Ti conosciamo. Quando ci siamo viste? No, forse no. Con Mimbia sì, ci conosciamo. Con Mimbia sì, mi ha detto che siete amiche, quindi oltre motivi di lavoro e incontri di lavoro, ovviamente siete già. Ma quando il collega mi ha proposto, che salutiamo, scaduto, mi ha proposto sì. L'iniziativa da pubblicizzare, io non è che sapevo chi sarebbe venuto. Poi ieri mi manda il messaggio, mi dice Francesca Leone, mi dice io la conosco benissimo, ci penso io, non ti preoccupare. Mi occupata io della comunicazione, Salvo, conosco anche Salvo, eravamo colleghi universitari, quindi era proprio un mix di conoscenze. Vabbè, carrambate, sorprese, conoscenze. Ma tu sei di Cimina? Sì, sì. E quanto è distante? Tre quarti d'ora almeno, no? Di più? Sì, 40 minuti, sono appena 40 minuti. 5 chilometri da Palermo. Assessore sport, turismo e spettacolo. Bellissimo, bellissimo. E parleremo con te di Friulata e Cuddiruni, protagonisti a Rural Day dal 16 al 18 dicembre a Cimina, ovviamente. Esatto, io mi chiedevo, ma come si pronunciavano? Mi avete risolto questo dilemma. Amore, io apposta l'ho fatto. Lo so, infatti qui facciamo ogni due settimane una rubrica di siciliano, perché devo prendere lezioni. ancora un minuto qui su Facebook, quindi possiamo scherzare, nel frattempo anche condividere, perché io lo sto facendo adesso. Ah certo, la diretta, la diretta è già diretta.
siamo già live. E salutiamo qualcuno. Vediamo, vediamo. Stiamo carburando, stiamo carburando. Giulia, condividi anche tu. Proprio il link. Ti ho mandato il link, Francesca. Okay. Francesca, conviene che appoggi il telefono in maniera, insomma, da un posto più comodo per te, così non lo tieni tra le mani, più che altro per il tempo dell'intervista. Però aspetta, l'ho trovato il link, perfetto. Ok. Ok, condivido anche io. Perfetto, 20 secondi e rientriamo in radio, ci siete? Perfetto. Sì. Ok. Cake by the Ocean di NC 1118, sempre Glitter People in smart working per Milvia Verna. Non siamo da sole però, chi c'è? C'è Francesca Leone. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Glitter People tra le tante pagine racconta spesso delle iniziative che si svolgono negli splendidi comuni della Sicilia. Stavolta ci trasferiamo a Ciminna. Abbiamo ospite il vice sindaco Francesca Leone, che è una splendida ragazza, ma è anche vice sindaco ed assessore alle attività. Aspetta che rileggo bene. Sport, turismo e spettacolo. È spettacolo, esatto. Parliamo di Rural Day, che è quasi semplice da dire, Sara, però c'è anche infriulata. Vedi, Cudiruni. Ma che sono? Cosa sono? Sono dei prodotti tipici di Ciminna. L'infriulata consiste in un calzone fatto con farina di rimacinato, all'interno c'è il tritato di maiale con pomodoro pelato e formaggio, poi viene cotto a forno e viene una specie di calzone, però una volta cotto il tritato di salsiccia, che è il grassetto del tritato di salsiccia, si scioglie e quindi viene in un gusto spettacolare. Cara, cosa da mangiare? Tipiche tue. Infatti, cose per me, ma già dalle 11:20 non è normale. L'orario è perfetto. Sì, esatto. Questo mi fa intuire che è un evento ricco di spettacolo, talk, quindi show. Sì, aspetta, però il Cudirune non è che può restare senza suspense. Ah, certo, infatti, spieghiamolo. Cudirune è un altro nostro prodotto tipico, che può essere sia bianco che rosso. Il Cudirune bianco è fatto sempre con farina di rimacinato, è una specie di pizza un po' più piccola. Quello bianco con formaggio, cipolletta e acciughe, mentre quello rosso c'è anche il pomodoro. Sono due squisitezze, ecco. Hai visto? Ma ha un senso cercare in un'iniziativa che promuove il proprio territorio le specialità tipiche, perché mentre guardi, mentre ammiri, comunque qualche cosa la vuoi mangiare. Credo che chiunque vada in luoghi diversi dal proprio voglia vedere la specialità. Sono stata, come sai, da recente a Mazara del Vallo, ho detto: ma che c'è di tipico? Il cannolo. Ma il cannolo ce l'ho pure a Palermo, dico. No, le cose tipiche, perché hanno tutt'altro sapore, nascono proprio lì, quindi non c'è bisogno assolutamente. Sai che loro le fanno meglio di tutti e che non le troverai andata via da lì. Esatto. Abbiamo la musica, restiamo su Facebook, Ciran con Celestial. Allora, a proposito di questo, mi ha fatto pensare che l'altro ieri sera ho visto una puntata di 4 Hotel, non vi dico il relax perché siamo andati, tra virgolette, a Courmayeur, hotel a 5 stelle, e Bruno Barbieri aveva chiesto qualcosa di tipico, che poi non gli è arrivato, quindi questo ha penalizzato il posto, però è chiaro che se vai in qualsiasi città, insomma, posto, regione italiana e anche in generale, giri per il mondo, vuoi provare i prodotti tipici, perché nascono lì, è impossibile non farlo. E poi vedi anche il nome stesso, c'è storia dietro. Sì, infatti, ma per esempio l'infrulata soprattutto c'è veramente una storia dietro, perché risale a una tradizione dell'Immacolata, e infatti si mangia principalmente in questo periodo, mentre il cudirune lo troviamo tutto l'anno, l'infrulata soltanto in questo periodo. Infatti, ma amica, tu hai provato questi prodotti?
No, ancora no, a Cimina però sono stata, ero più piccolina, mi ricordo che è una bella foto, io e mia sorella in quel periodo giocavamo a fare le modelle, tu giochi a fare la modella tutti i giorni e quindi Ma mi ricordo. venite, sapete. Veniamo, veniamo. E Dai. poi vediamo un po', intanto è la prima edizione. No, no, questa è la sesta edizione. Ah, quindi Ah, è una, ecco. un'iniziativa che funziona, e che cosa coinvolge? Il Covid, però adesso abbiamo ripreso. Chi coinvolge? Che la cittadinanza come partecipa? Allora, faremo anche i mercatini di Natale, quindi, perché sarà, come avevi detto, un mix di eventi, e all'interno ci saranno le sagre, quindi ci saranno i mercatini di Natale. E soprattutto i ciminesi esporranno le proprie, gli artigiani, cioè artigianato, qua c'è tanto ricamo, quindi le cose natalizie ricamate a mano che sono stupende. E poi sono coinvolte associazioni, giovani, insomma, c'è tutto il paese in movimento, come potrai In immaginare. fermento, che bello però. Ma parliamo un po' del programma. Quindi oggi cosa farete? Cosa si farà? Oggi già sono iniziate le attività. Contemporanea ci sono le attività con le scuole, parleremo di dieta mediterranea con le scuole e poi faranno degustazioni di prodotti legati alla dieta mediterranea e visiteranno anche il Museo del Grano dove si potranno vedere tutti gli strumenti legati alla coltivazione. Grano. E ovviamente in questi giorni saranno aperti anche tutti i musei che noi abbiamo. Cimina, se voi non lo sapete, è stato già girato il Gattopardo, quindi abbiamo anche il Ah, museo. wow, bello. È stato quasi interamente girato a Cimina, anche se si sa poco. Però abbiamo anche il museo del Gattopardo con 300 foto inedite. E poi abbiamo anche il nostro polo museale che è assolutamente da vedere. Quindi lasceremo anche aperti ovviamente i nostri musei. Tra l'altro abbiamo noi un presepe, che è il presepe d'Avorio, che per ora è a Cimin, giorno 20 sarà esposto al museo. E ne parliamo in radio, scusate, 3 secondi. 11:25, parliamo del Rural Day, prende il via oggi fino a domenica 18 dicembre. Siamo con Francesca Leone, sempre mi deve averne in collegamento. Francesca, vice sindaco del comune di Cimin, evento che si svolge lì. Devo dire, molto tipico, racconta la storia, la tradizione e il buon cibo, ovviamente, di Cimin, però il nome, il titolo è inglese. Come mai questa scelta? No, ma Però in suona bene, realtà dico, cioè, ci sta, era una mia sì, curiosità. effettivamente questo diciamo il Rural Day nasce già da diversi anni. Questa, come dicevo, è la sesta edizione del Rural Day. In realtà è un nome che è legato a quello che è poi il turismo rurale e quindi nasce questo Rural Day. In questi giorni faremo diverse attività, come già accennato da Sara, quindi avremo modo di conoscere Cimin anche, non soltanto quelli che sono i prodotti tipici, perché avremo musei aperti, Cimin si apre a 360 gradi, che ecco, chi viene in questi giorni a Cimin potrà conoscere, non soltanto gustare quelli che sono i nostri prodotti tipici, ma conoscere quella che è la nostra cittadina, che è a pochi chilometri da Palermo. Bello. E vedevamo che quindi venerdì 16 attività rivolte agli istituti scolastici legate alle diete mediterranee, al pane e al grano. E poi sabato 17 l'evento entra nel vivo con l'inaugurazione in via Roma e strade limitrofe degli stand prodotti dell'eccellenza ciminnese del territorio riguardanti i settori dell'alimentare, dell'oggettistica, del bricolage e del manifatturiero. E questa cosa mi piace perché poi quando invece nei mercatini dei comuni, anche i più piccoli, trovi cineserie, e con questo non intendo Esatto. vasi preziosi, ma le stesse cavolatine di plastica che trovi sotto casa, poi ci resti male, no? A voi capita? Sì, Sì. infatti, bella considerazione. Francesca. Si cerca sempre qualcosa di originale che poi difficilmente si trova, ma questo non succederà a Cimin, dove i nostri artigiani già sono pronti, c'è tanto ricamo, quindi troverete palline di Natale ricamate, oggettistica natalizia tutta ricamata, veramente cose particolari che non troverete da nessuna parte. Bello, Ecco, ma poi di tutto. tutto sarà social, cioè nel senso che chiaramente questa è la sesta edizione, come dicevi, quindi per chi non riesce a raggiungervi per questa edizione,
può recuperare. Beh, guardando, ci devi andare perché qualche soldino lo devi spendere, cara. No, ma questo lo faccio tranquilla, soprattutto in questo periodo. Mi piace molto veramente come è organizzato. Oggi la vedo un po' difficile, quindi magari domenica. Non so quanto avete letto del programma. Poi io leggevo delle casette del gusto con i prodotti tipici, stand aperti anche la domenica e tutto il giorno, polo museale inaugurata la collettiva Bellezza Arte Estetica, quarta biennale d'arte contemporanea, piazza Umberto I. Oh, che bello non avere il video, poter leggere davanti al computer, Saretta. E c'è anche la casa di Babbo Natale, no? Esatto. Bello! Sì, insieme a Mercatini Natale faremo anche la casa di Babbo Natale, che è già quasi pronta. I bambini potranno consegnare le letterine di Natale che alcuni bambini di Cimina già hanno, le abbiamo già lasciate le letterine, mentre chi è che viene quel giorno potrà scrivere la propria letterina e darla a Babbo Natale. Ora Francesca, c'è solo un problema. Sì. Bisogna abbassare la temperatura di 10 gradi almeno, poi quanti gradi lì? Quanti gradi ci sono? Questo è importante per Milvia, ovviamente. No, ma sembra tutto stranissimo perché mercatini di Natale, casa di Babbo Natale, ci sono 26 gradi, non è un molto... No, pure da voi, non ci posso che... A me viene in mente l'immagine di Babbo Natale con le gambe secche, il boxer e la tavola da surf, non so se l'avete mai visto. Sì, l'ho vista. Ma tra poco ci arriviamo, forse tra qualche anno, di questo passo, purtroppo. Ci possiamo trasferire a Los Angeles, in California. In costume? No, perché quando tu ancora non eri nata, cara Sara, e non so Francesca, c'era un telefilm che si chiamava Beverly Hills 92210, una cosa del genere, che per noi era la Bibbia, cara Sara. E questo telefilm si svolgeva a Los Angeles e loro festeggiavano il Natale con il sole e in spiaggia. E bello, però. No, vabbè, strano, atipico, però per loro no. Strano per noi, però pure bello. Vabbè, Francesca, cosa abbiamo dimenticato? Cosa altro dobbiamo ricordare prima di salutarci? No, noi ovviamente vi aspettiamo a Cimina, aspettiamo tutti voi, anche te, Sara e Milvia. E poi venendo a Cimina potete anche vedere, abbiamo la Via dei Presepi, ad esempio, che sì, ogni sì, anno leggevo. Tradizione, ci sono dei presepi collocati lungo per le vie del centro storico del paese, sono dei bellissimi presepi. Abbiamo modo di venire a Cimina in questi giorni, proprio significa conoscere la cultura, fare un itinerario sia culturale, gastronomico, poter acquistare dell'oggettistica per fare i regali di Natale e passare soprattutto due giorni tranquilli in un piccolo borgo della provincia di Palermo, ecco. Una domanda, bello, una bella domanda personale, tu sei una bella ragazza giovane, impegnata anche a Palermo in tante attività, da che io ti conosco, che cosa ti fa innamorare del tuo comune, che cos'è che ti ha fatto impegnare politicamente lì? Allora, questa è una bellissima domanda, per chi nasce in un paese, io sono nata in questo paese, ho un legame particolare, oggi per un giovane mettersi in gioco e soprattutto fare politica nel proprio paese è qualcosa di difficile, è qualcosa che quasi nessuno fa, io l'ho fatto perché amo realmente quello, il mio paese, dico sempre, e lo dico sempre ai giovani, se dobbiamo cambiare qualcosa dobbiamo essere i primi noi a fare qualcosa per cambiarla, e questo se io devo dedicare del tempo lo faccio con piacere per il mio paese e per migliorare quello che è il mio paese. Già sono stata io, questo è il mio secondo mandato, sono stata assessore, da 3 anni sono assessore sempre con questa amministrazione che è stata riconfermata, e stiamo continuando un percorso di miglioramento del nostro paese, tanti investimenti sono arrivati, stiamo lavorando tanto su altri progetti, sul PNRR, proprio per cercare di migliorare e soprattutto non far andare fuori i nostri giovani. Ecco, questa è la sfida più grossa che da giovane ho, e spero che per i miei concittadini riesco a fare qualcosa. Questo. Complimenti Francesca, bravissima. È stato un piacere. È stato un piacere. Troviamo tutte le informazioni, credo, sulla tua pagina per seguire poi di conseguenza Cimina e Kudiruni Festival. Insomma, c'è il link, no? Per il programma delle manifestazioni da oggi fino al 18. Sì, esatto. Qui è la pagina anche Amministrazione Barone, che aggiorneremo in questi giorni, è sempre attiva, faremo le dirette, e utilizzeremo appunto la pagina dell'amministrazione principalmente.
Felice di averti avuto, un saluto anche a Salvo Statuto e ringraziamola per averci segnalato questa bella notizia. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao, a tra poco, torniamo tra poco. I consigli di Radio In. Brava, l'immobiliare che mancava. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Un luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia. Preparati alle emozioni con Escambré, dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano. Escambré, caletta Sant'Elia, via Torre 6. Preparati alle emozioni. Per info e prenotazioni vai su www.escambré.it o chiama il numero 345 44 63 076. A Palermo Babbo Natale arriva con l'auto usata, anzi con 1000 auto usate. Dal 16 al 18 dicembre goditi Christmas Days di Stellantis and You Palermo. Fallo assieme ai tuoi figli. Tu puoi scegliere il tuo regalo preferito: pack tagliandi, passaggio di proprietà, antifurto o sensori di parcheggio, finanziamento a te dedicato. Loro, i piccoli, possono invece trascorrere domenica 18 dicembre con Babbo Natale e fare le foto con Minnie e Topolino. Vieni a scoprire l'usato di Natale di Stellantis and You Palermo, solo dal 16 al 18 dicembre in via Imperatore Federico 79. Vroom vroom vroom! Radio In, la voce della tua città. Eccomi tornata qui su Facebook da sola, ma non da sola. Ecco, perché tra poco ritorno ovviamente Milvia Verna, ma abbiamo tre ospiti. Vabbè, ritorno sempre gradito di Maristella Panepinto, una conferma di Glitter People, Lucia Porracciolo e Alessia Franco. Sì, si collegheranno da un'unica sede insieme, quindi appena li abbiamo facciamo una prova audio. Ah, perfetto, li abbiamo già adesso. Allora, amica Milvia Verna, ci sei? Presente? Averna Milvia. Eccoci. Con chi sto parlando? Maristella, Lucia, Alessia. Ciao. 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 Avete attivato la cam? Sì, sì, voi ci vedete. Bene. Quanta sta bella gente, oh, ma che siete colorate. Senza me siamo messi d'accordo. Perché Radio Inti, l'allegria. Bello, io sono fuori gioco, non so se l'avete notato. Noi non vi vediamo. Non vi vediamo. Lo so, ma non so perché dia problemi Skype anche per quanto riguarda la visione della videochiamata, ma la gente riesce a vederci, quindi andiamo spedite. Io metto indietro. Ok, quindi è normale che noi non vi vediamo. È normale, sì, quando rivedete la diretta, chi la sta guardando in questo momento, quella Facebook, ci vede. Sì. Quindi in sovraimpressione alla mia destra, Maristella, Lucia, Alessia, e sopra Milvia Verna. Sì, perché io sono a casa, ragazze, sono morta di influenza. Ah, molto bene. Come molte in questo momento, purtroppo. È il periodo... mi sono ripresa stamattina, ero quasi perfetta, se non fosse che la faccia sembra schiacciata da un tiro, e allora ho detto vabbè, ci crediamo. No, vabbè. Torna per Natale, te la sei tolta di torno. No, lei è sempre molto gentile anche con se stessa, cioè vi rendete conto?
La Priolo per ora sta respirando senza di me, però non te la godere troppo, bella. Ah, bella, ti ho detto che mi manchi. Bella. Perché sono 2 settimane che non ci vediamo in presenza, anche se ci siamo sentite. Quindi io spero che tu ti riprenda. Poi ritorneremo ovviamente a pizzicarci, a farci male, tra virgolette. Ti manchi all'ossigeno e ti manca, bambolina. Comunque, abbiamo ancora un minuto. Ok, ancora un minuto. Sì, dicevate? Il collegamento è perfetto. Quando siamo partiti, raga. Okay. Guarda, tre femmine, quindi stanno cercando l'inquadratura perfetta. Poi tre femmine, tre giornaliste, quindi la psicologia in questo tre momento. Donne, tre giornaliste, tre amiche, è una rara. La cosa più importante è questo. Cambio tavolino. No, non lo cambiare. Siamo con delle sedie bellissime. Quelle dei bimbi. Sì. E io c'ho quella, aspetta un attimo. C'è troppa aria sopra, scusate. Quella... Aspetta. C'è troppa aria. Però si vede così. Sapere che la mia collega Porracciolo ha tipo 15 figli. A quanto siamo? Come 15? E stiamo da piatto, guarda. Complimenti per il numero. Ma vi posso chiedere una cosa? Ma vi posso chiedere una cosa? Nel frattempo risistemiamoci perché stiamo entrando in FM, primo intervento, quindi 10 secondi e ci siamo. Io direi cambiamo l'altra cam per me perché sembro bianca, già che sono bianca hai ragione. Lo so, adesso vediamo. Intanto entriamo. Ragazze, chi parla? No, va bene così. Viaggio 11:39 Glitter People. E non siamo da sole perché altre 3 ospiti, 3 amiche, 3 graditi. Sono proprio ritorni. Sole in questo momento. C'è un'affluenza nella c'è traffico. Sì, c'è una densità importante. Allora, Maristella Palepinto, Lucia Porrocciola, Alessia Franco, 3 giornaliste, 3 colleghe, 3 amiche e anche 3 donne che nella maternità e nella lettura hanno trovato uno spunto per fare cultura. Io più nella lettura, perché maternità ho lasciato tranquillamente il posto alle mie 2 amiche. Tesoro, Lucia con 3, guarda, compensa tutto il mondo. Posso cederti la grande, che è autonoma. Per i laboratori tutto quello che vuoi, per il resto come fatto, grazie. Forza Alessia, resisti! Allora, chi parla? Allora, parte Maristella, facciamo le mezze serie. Con Maristella ci sentiamo spesso perché le iniziative di A Tutta Mamma, che comunque porta avanti, ci piacciono molto, sono molto glitter, nel senso che glitter è anche tutto ciò che fa brillare. Quando i bambini si divertono e le teste stanno bene e c'è pace, noi siamo contente. Sì. Poi questa iniziativa del Club del Libro l'abbiamo seguita fin dalla sua nascita, fin dalla prima riunione, diciamo un po' pungolata da Simonetta Agnello Orbi e quindi abbiamo visto nascere l'iniziativa che adesso evolve con i più piccoli. Ci troviamo, se non sbaglio, da... Noi siamo da Davvio, poi Davvio spiegherà bene. Intanto grazie per l'ospitalità, io ormai sono di casa, Radio In. È sempre un piacere. Anche se forse sei venuta mai fisicamente, forse una volta. Se no vengo a stalkerizzarvi. E allora, come dicevi tu, noi un paio di mesetti fa abbiamo iniziato questa avventura del Club del Libro alla Londinese a Palermo, di Simonetta Agnello Orbi, che lo anticipiamo, a marzo verrà, diciamo, a tenerci a battesimo in presenza. E poi abbiamo pensato con Lucia, essenzialmente, perché non creare un club di lettura pure per i piccolini. Palermo è sempre stata sensibile, ci sono tante iniziative che esistono da tempo, che incoraggiano la lettura e i laboratori, però anche noi abbiamo voluto, sempre con i suggerimenti di Simonetta, dare questo piglio alla Londinese, in chiave ovviamente a misura di infanzia. Molto, molto bello. Come prima, abbiamo pensato a 3 appuntamenti in Christmas time, l'abbiamo scritto appositamente perché non dimentichiamo mai la doppia matrice sicula londinese, lì ne vediamo delle belle a unire le 2 anime. Non vi dico l'ora del tè come si trasforma qui in Sicilia. Dovete venire, Milvia, Sara, venite a fare il tè con noi e poi capirete. 28, 29 e 30, giusto? Sì, del mese di dicembre ovviamente.
perché Lucia, tu che hai fatto alzare la media della maternità nazionale, impennata, giustamente il tempo di Natale è difficile per difficile. I genitori, perché molte scuole sono chiuse, per lo più le scuole private rimangono aperte, ma la maggior parte delle scuole, diciamolo, chiude nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno, quindi perché non dare la possibilità ai bimbi di godersi un momento insieme, un laboratorio creativo, una lettura piacevole, e i genitori magari di chiacchierare in attesa che i loro figli facciano questa attività. E qui entriamo in gioco noi. Tac. Allora, a proposito di storie, un attimino che ovviamente dobbiamo ascoltare un brano, ed è La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari. Siamo su Facebook, quindi io guardavo il timing, continuiamo a parlare. No, io ce l'ho una cosa da dire. Lucia, intanto tre giornaliste sempre ti fanno fare figura, le mie amiche. Vabbè, sono stupende. Poi devo dire, questo trio bellissimo, colorato. Quando le senti parlare viene il cuore. Però vedevo che Lucia, oltre a parlare bene, sorride. Quindi mi devi dire, Lucia, intanto quali psicofarmaci usi? Guarda, io non... un caffè da stamattina. Per no, vabbè, complimenti. Neanche Red Bull, nulla. No, allora, io il caffè lo prendo in compagnia. Lo prende endovena, Lucia. Allora, mio marito è un... Perché sei una santa, Santa Lucia. Ma non beve caffè. A casa la mattina si corre, quindi a casa il caffè non lo prendo. Lo prendo quando arrivo al lavoro, quindi o con dei colleghi o quando sono qui in negozio. E stamattina aspettavo le mie donne, le mie amiche. Io sì, solo che sono arrivate per il rotto della cuffia. Quando tu alle 11 mi hai mandato il messaggio, io ho detto sì, siamo prontissimi. Quindi Alessia voleva fare la paracula, che mi dice a me: tanto siamo a mezzogiorno, lo possiamo prendere il caffè. No, amica mia, sei alle 11:30. Insomma, dovevamo un attimo sorseggiare. Quindi io ancora non ho preso caffè, appena finiamo ovviamente ci rifaremo. Il primo dei tanti. Però Lucia, ragazzi, sono mancata 48 ore da casa mia per fare un lavoro. Sono tornata e la casa era distrutta, la piccola ha rotto. Il coso del TikTok, la luce professionale me l'ha rotto, Sara. No, quindi i miei video questo slittano. Ha rotto il televisore. Lì a casa mia, così vedete com'è la casa. Ragazzi, invece... Mamma mia, Netflix è rotto pure un fiore. No, vabbè, il delirio. Comunque, posso dire una cosa? Non mi fate sentire un pesce fuor d'acqua, perché io non sono mamma per ora. Amore, quindi... ma tu hai bene come figlia. Come? Vogliamo dare come figlia, Sara? Ah, sì, figurati. Milvia ne fa due gemelli, cioè Milvia è uguale a due gemelle, ad avere due gemelle. Due gemelli maschi di 3 anni, quindi l'inferno praticamente. Aspetta, cosa, Sara? Sì. Che dicevi, Sara? Mi sento un pesce fuor d'acqua a parlare di figli, ma Milvia mi ha ricordato che lei è l'equivalente di due figli, due gemelli maschi di 3 anni. Posso essere d'accordo, sì, è vero. Sì. Grazie, tutte molto care. Applauso spontaneo, no, vabbè. È bruttissimo vedervi, sapete? In caso mettete da uno dei cellulari la diretta Facebook abbassando il volume, e così magari vedete la riproduzione della live. Perché vi posso assicurare che si vede. Io in questo momento sono da Facebook, dal telefonino, però con il computer muto o lo schermo. Dico, non è che cambia niente, sempre quelle siamo. Entriamo in radio. E allora il programma lo dico io, scusate, visto che non l'avete letto. Dille, poi noi ti spieghiamo gli appuntamenti. Ok. Siamo ritornate, saluto Rosita, accendo la radio, trovo i Pinguini, adoro, e anche io li adoro questo gruppo, bravi. Siamo in compagnia sempre di Milvia Verna in collegamento, e poi un trio esplosivo e colorato, ma soprattutto colto, Maristella Panepinto, Lucia Porrocciola, Alessia Franco, tre giornaliste che propongono la nascita del club del libro per i più piccoli, una serie di laboratori di lettura che si svolgeranno durante le vacanze di Natale, così vi sballate i vostri figli. L'iniziativa prende tutto dal club del libro alla londinese, per dire le cose così, proprio in maniera chic. No, vabbè. Se io faccio il mio show, per favore,
No, io rido, tranquillo. Ispirata al club del libro La Londinese, ideato dalla testata Tutta Mamma, su input della celebre scrittrice siciliana Simonetta Agnellorbi. Questo è quello che dicevamo con le nostre ospiti, e stavamo entrando nel dettaglio del programma, che inizia il 28 dicembre alle 10.30 da Dada Bio, che si trova in via Terra Santa, che è una libreria, un luogo di accoglienza, quindi, insomma, dove per l'infanzia e per le famiglie, voglio specificare, proprio per le famiglie, dove si sta bene. E quindi il 28 i piccolissimi potranno ascoltare la celebre favola Bastoncino di Donaldson e Scheffler, autori del Gruffalò, giusto? Sì. Beccate. La lettura e il laboratorio saranno guidate da Simona Giannò. Sì, Simona è un'educatrice, si occupa di teatro, farà questa lettura, si prenderà spunto da Bastoncino e poi farà un laboratorio creativo, sensoriale, quindi si andrà alla scoperta di materiali, perché la fascia di età è quella dei più piccoli, quindi si parte dai 2 anni, anche 18 mesi se sono dei bambini magari abituati, ecco, un pochino all'ascolto. A partire da 2 anni noi ospitiamo qua circa 10, da 10 a 12 bambini, non di più, perché altrimenti smontano tutto quello che abbiamo qui, diciamo. Adesso è un negozio per le famiglie, lo ripeto sempre, bambini e famiglie, si può venire anche qui a mettersi su questo tavolino dove siamo adesso e leggere un libro con tranquillità. Ma quel giorno chiaramente ci sarà proprio un'educatrice che sarà con i bambini. Bello, non manca nulla. Sempre, sempre alle 10.30 si entra nella magia della chiesa anglicana Holy Cross Church di Palermo, con un laboratorio di lettura in lingua inglese guidato da Teacher Rose, insegnante madrelingua, dedicato agli showmen in... Snowmen, sì. In Christmas, mentre i piccoli leggono e giocano, i genitori potranno visitare la splendida chiesa. Ah, la conosco, quella di via Roma. Neogotica. E questo gioiello neogotico che abbiamo a Palermo. Tra l'altro, è stato un desiderio di Simonetta Agnello, di concerto con la comunità anglicana, che noi potessimo essere ospiti proprio di questa chiesa, perché si devono fondere un po' queste due anime, sicula e londinese, e quindi cominceremo con i piccoli, quindi Teacher Rose farà questo laboratorio dedicato ai bimbi in età scolare dai 6 ai 10 anni, e mentre i bimbi si deliziano con l'insegnante madrelingua, tra l'altro un amore questa ragazza, carinissima, i genitori potranno visitare la chiesa anglicana, che ancora non tutti conoscono, quindi è un'occasione da non perdere. Sembra avulsa da Palermo. E non è finita qui, perché il 30 dicembre, sempre dalle 10.30, alla volta del Museo Internazionale delle Marionette. Sì, è la volta. Io vorrei fare notare, scusate, una cosa bellissima, che diciamo questa cosa delle donne in lotta, invece noi siamo 3 donne che fanno squadra in rete assoluta. È in rete assoluta, e che in questo momento stiamo, come vedete, lottando per chi deve cedere l'inquadratura all'altra. Quindi questa è una cosa... Allora facciamo così, abbiamo una brevissima pausa, giusto il tempo anche di sistemarvi, torniamo tra poco, restate con noi. Aspetta, gli snowman sono i pupazzi di neve. Brava. Consigli di Radio In. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e 5 i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo, o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. I tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi in oro e argento in contante all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo! Guarda che meraviglia, senti che spettacolo, è arrivata Sky Glass, molto più di una TV, perfetta fino all'ultimo pixel, con 1 miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass 43 pollici a 11,90 € al mese, anticipo di 25 euro anziché di 125 euro, solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in via Sciuti 68, domenica aperti.
Per chi ancora non lo sa, la 12esima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12esima nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Torna Expo Cook, l'evento più cook dell'anno. Dal 6 al 9 marzo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Se la ristorazione è il tuo mondo, a Expo Cook non puoi mancare. Info su expocook.org. Su Facebook per altri 3 minuti e poi altri in radio prima di salutarci. Dove eravamo rimaste? Mentre ufficialmente eravamo dietro le quinte, loro si sono messe a fare 2000 discorsi come tutte le donne quando stanno insieme. E diceva Alessia Franco: voglio essere zia d'Italia. Ale, sì. Io ti associo, la bambina a cui ti associo è quella imbalsamata delle catacombe, però. Ah, sì, vabbè, c'entra pure, nel senso che comunque. Io sono una sostenitrice da scrittrice prima di tutto del fatto che il racconto debba essere universale, così come il bambino è un concetto universale che poi va declinato, ma ecco, sì, sono convinta che tutti i bambini siano sempre bambini a prescindere dall'età e anche dal periodo storico in cui vivono, e cerco questo di portarlo avanti, per questo dico la cosa che adesso mi piace molto, nel senso che quando uno adotta un affetto, se lo chiama nipote giusto per dargli un'etichetta, però è un affetto adottato. E scherzi a parte, il tuo impegno culturale alle catacombe, i tuoi libri, la tua attività, sì. Io questa bambina ce l'ho sempre in mente, perché forse è questa bellezza eterna ormai, secondo me andrebbe più assurda a simbolo di Palermo. Dico, un ragazzino che fa la pipì è il simbolo di mezzo Belgio, noi non possiamo avere questa meraviglia come simbolo della città. Proviamoci. Certo, certo, ma è anche un discorso, ecco, come tu sai, io sono anche addetto stampa a parte il libro sulle catacombe del mistero per bambini edito da Navarra, ma sono anche addetto stampa del progetto Mummie Siciliane, diretto da Dario Piombino Mascali, che si occupa appunto della tutela di queste mummie, tra cui c'è anche di tutta la Sicilia, tra cui anche Rosalia Lombardo. Ecco, appunto, Rosalia Lombardo. Non è il primo nome che ti viene in mente, ma tutti la conoscono. La bella addormentata, esatto, esatto. È sì, vero, sì. Mamma mia. Mamma mia, sì, avete ragione. Però la dovremmo ascoltare tutti. Certo, naturalmente. Io però questa volta vi aspetto al Museo delle Marionette il 30 dicembre, al Museo delle Marionette, per un viaggio con Carota sulla Luna. Carota sulla Luna è un libro che ho scritto in piena pandemia, quindi quando c'era assai poco veramente da sognare, però la Luna mi ha molto aiutato, e anche l'idea di, ecco, diciamo, tu si parte dal Museo delle Marionette per arrivare sulla Luna, dove questa Carota troverà tante cose che non sono poi così distanti dalla Terra. Mi piace questa storia, la storia della Carota sulla Luna, già mi fa immaginare tante cose. Volevamo delle marionette al Pasqualino alle 10:30 del 30 dicembre,
Sarà ne parliamo in radio. La visita non guidata del museo. Ma domanda, io e mia figlia abbiamo 22 e 11 anni, possiamo venire lo stesso? Assolutamente. Sì. Entriamo in radio. Vi aspettiamo, vi prenotiamo. Radio. Va bene, vai tra poco. Peraltro, scusami, è così concludo. Easy number 11:57. Allora, come fare per accedere a questo club del libro per i più piccoli? Stavamo chiudendo, Saretta, come dicevamo prima, anche il programma delle iniziative di lancio del Club del Libro per i piccoli, al telefono in collegamento con Marisella Panepinto, Lucia Porracciola, Alessia Franco. Alessia Franco in particolare ha messo il cappello sull'iniziativa del 30 dicembre, perché siamo in zona sua, al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, dove lei trasporterà i bambini sulla Luna insieme a una carota molto speciale. Ci riferiamo a un libro scritto durante il Covid. Sarà anche possibile per fare una visita del museo. Raccontaci ancora, Alessia, quest'ultima tappa del programma di lancio del Museo dei Bambini, e poi diteci, scusate, del Club del Libro dei Bambini, e poi diteci come partecipare. Allora sì, io chiudo dicendo che comunque questo il laboratorio è di lettura, ma anche di disegno collettivo, che è una cosa che sto curando molto in questa fase, è ovviamente edito dalle edizioni Museo Pasqualino, e vorrei dire no, non ho messo il cappello, sono state le mie due amiche che mi hanno gentilmente invitato, perché ripeto, la cosa più importante è stimarsi, vedersi, fare rete, attenzione, però con le persone che si stimano, con le persone con cui c'è giuste, le persone giuste, a feel e feeling, e io su questo sono d'accordo, quindi ma crediamo che sia un'ottima occasione per i bimbi e per i genitori. Assolutamente. Quindi abbiamo voluto un po' variegare l'offerta dei laboratori, proprio dalla chiesa anglicana al questo punto famiglia, non lo chiamo negozio, da Dabbio è un punto per le famiglie, al Museo Pasqualino. E poi poco fa abbiamo scherzato, è difficile incastrare gli impegni per i genitori durante le vacanze che sembrano infinite, però l'obiettivo principale uno, distogliere i bimbi dai cartoni animati, dai tablet, dai telefonini, dai videogiochi, e regalare loro per 3 mattine qualche oretta sfogliando le pagine dei libri. È questo, non solo, ma sono loro che le chiedono queste cose, perché restano ricordi per sempre. Certo. Costruiamo dei ricordi, e penso che ce la stiamo mettendo tutta. Sì. Domanda, voi siete tutte della squadra di TGS più o meno originarie, vero? Ah, originarie sì. Ex TGS, diciamo. Esatto. Pensavo io. Tutte e tre. Che per ora è un po' sofferente. I momenti diversi, però l'anima nasce da lì. Certo, certo. È una cosa importante, come partecipare? Vai. Le informazioni si trovano tutte quante sul gruppo Facebook che abbiamo creato, Club del Libro alla Londinese a Palermo, o info@attuttamamma.net, o navigando sul sito di A Tutta Mamma, o comunque rivolgendosi al Museo Pasqualino e ad Adabio. Ci sono trovate i numeri di telefono. Sì, Adabio lo ripetiamo in via Terra Santa, non per fare pubblicità alla mia amica, ma perché è veramente un punto di riferimento. Io, la cosa più frustrante di essere in collegamento solo per una foto fissa, è che io annuisco, testio quando dite le cose che mi piacciono, ma nessuno mi vede. È vero, vediamo una foto frizzata praticamente. Sì. Comunque, complimenti sempre alle nostre amiche. Maristella, sempre un piacere averti con noi. Lo stesso per Lucia ed Alessia. Grazie. E così, un bacio virtuale. Ciao, e sicuramente grazie. Buon Natale anche a voi, li facciamo già da adesso, ci scambiamo gli auguri. Grazie. Così grazie. Concludiamo la prima ora di Glitter People e la seconda dopo le notizie del giorno. Grazie. Radio In News. Radio In News. Ancora ben trovati dalla redazione. Per Papa Francesco il raggiungimento della pace passa anche attraverso impegni concreti. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti, promuovere azioni di pace, mettere fine ai conflitti e guerre, prenderci cura in modo concertato della nostra casa comune ed attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico. Secondo Bergoglio è necessario combattere il virus delle disuguaglianze, garantire il cibo ed un lavoro dignitoso a tutti, sostenendo quanti non hanno neanche una
salario minimo. La guerra in Ucraina, due vittime sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale colpito da un missile russo a Kryvyi Rih, città di origine del presidente Volodymyr Zelensky. La capitale Kiev è rimasta senza fornitura idrica a causa dei bombardamenti. Il sindaco ha aggiunto che i treni della metropolitana non viaggiano perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini. Blackout nel distretto nord-orientale ucraino di Sumy e nella città orientale di Kharkiv, riferiscono gli amministratori locali. Esplosioni anche a Zaporizhzhia, nella zona della centrale nucleare. Rientriamo in Italia. Sciopero generale contro la manovra del governo oggi in 11 regioni, indetto da CGIL e UIL. Contraria invece la CISL. A fermarsi sono soprattutto i trasporti, con stop nel paese a macchia di leopardo per bus, metro e treni. L'agitazione rischia di mandare in tilt soprattutto le grandi città come Roma, Milano e Napoli. A Perugia tre persone sono state arrestate per aver inflitto maltrattamenti su disabili all'interno di una comunità. Secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbero stati sia abusi fisici che psicologici, con umiliazione, botte, schiaffi, calci e pugni. Gli episodi avvenivano davanti ad altri ospiti e qualche volta anche davanti ad altri operatori che non sarebbero mai intervenuti a difesa dei disabili, né hanno mai denunciato le violenze. Voltiamo pagina. A causa del maltempo in Malesia, almeno 13 persone hanno perso la vita e 7 sono rimaste ferite a causa di una frana verificatasi in una stazione di montagna tra gli stati di Pahang e Selangor. Lo hanno riferito i funzionari malesiani, secondo cui gruppi di soccorritori tuttora sono impegnati nella ricerca di decine di persone sul sito di un campeggio rimasto sepolto dal fango. Sono esclusi i focolai di Covid-19 in seno alla nazionale francese, che dopo domani a Doha affronterà l'Argentina per giocarsi il titolo mondiale. Ieri sera erano state diffuse voci su un possibile focolaio da Covid-19, oggi è arrivata la smentita. Lo staff sanitario de Bleus riferisce di sindrome virale e di semplice influenza. I tre calciatori che hanno accusato in queste ore sintomi influenzali, ovvero Upamecano, Coman e Rabiot, saranno regolarmente a disposizione del CT di Didier Deschamps per la sfida di domenica. E per ora è tutto, a più tardi. 12.04, sempre su Facebook per 3 minuti, venerdì 16 dicembre, tra 9 giorni e Natale. Amica, cosa farai? Niente, si spera. Ma chi pensa al pranzo in questi casi, oppure non lo so? Qualche volta mi tocca fare la donna di casa e ci penso. Un attimo, sto facendo un'intervista, signora Lagna, un attimo. Ecco, siamo... il bello della live, Vincenzo Bellia. Sì. Siamo, quando ci sono gli eventi mi metto in campo, diciamo. Se c'è da fare la cena non ci provo neanche. Mi senti, Saretta? Io sì, io volevo lasciavo la parola a Vincenzo perché... E allora lo presentiamo, per capire, sì. siamo rientrati, siamo adesso soltanto su Facebook, poi ci collegheremo sia su Facebook che su FM. Questa seconda parte di Glitter People la inaugura Vincenzo Bellia, organizzatore e ideatore della manifestazione dei Gusti Arte, che sarà a Palermo dal 16 al 18 dicembre. E ancora una volta parliamo di eccellenze enogastronomiche siciliane ai cantieri culturali della Zica. Esatto, un posto molto amato e soprattutto un'altra idea evento, Vincenzo, no? Di cose da fare. All'aeroporto? Esatto, Vincenzo. No, non sono collegato all'aeroporto, sono collegato allo spazio Tre Navate, la location che ospiterà il Degusti Arte da oggi pomeriggio. Wow, e no, perché sentivamo dei rumori, chiaramente magari possono dare fastidio all'ascolto, sì, però... Cioè, al momento ci sono i corrieri che stanno allestendo gli stand. Facci vedere qualcosa, tanto su Facebook possiamo per un minuto e mezzo. Sì, vi faccio vedere. Un attimo, cambio inquadratura. Ok. Allora, wow. Qui abbiamo tutti gli espositori che sono in allestimento. Una 3 giorni dedicata ai sapori siciliani, protagonisti delle Tre Navate saranno cantine, distillerie, caseifici, ovicoltori, produttori di conserve ittiche, allora, ma anche apicoltori, produttori di frutta tropicale, olio, che è la novità, cioccolato e caffè, tutto rigorosamente made in Sicily. Dai, cominciamo con l'olio, cioè qua abbiamo trovato ecco l'olio, il miele, oro verde, miele, qui oro abbiamo giallo, il bar che è brandizzato a Maramara. Sì. No, vabbè, io Maraverna, scusami. Si continua. Abbiamo di qua
una parte che è dedicata agli editori, quindi sì, si potrà, mentre si degusta un vino si potranno leggere anche dei libri. Wow, adesso ci racconti tutto, abbiamo... in radio, perché stiamo per ritornare. Sì. Quindi rivolta, rigira la camera. Palco, il nostro palco, dove faremo i workshop, i talk show, con interviste fatte dagli influencer, ai partecipanti, a tutti gli espositori. Fantastico. Qua c'è il nostro accordatore, radio, il nostro pianoforte. E qua... Neck alle 12.07, puntata di Glitter People, venerdì 16 dicembre, e andiamo ai cantieri culturali della Zisa per parlare di Degusti Arte. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Eccoci anche in radio. Quali sono gli ingredienti di questa manifestazione dal 16 al 18 dicembre? Degusti Arte, già immaginiamo che ci sia da vedere e da mangiare. Allora sì, Degusti Arte è la kermesse con scellarte al gusto. Noi siamo riusciti alla terza edizione a far partecipare 6 artisti, 7 case editrici, quindi si potrà, oltre che degustare del buon vino, assaporare formaggi, salumi e altri prodotti di cibo, si potranno anche leggere libri seduti comodamente sui divani. Poi la kermesse offrirà anche una serie di workshop interessanti, dove presenteremo alcune donne dell'imprenditoria femminile siciliana, anche altri ragazzi, giovani imprenditori che ce l'hanno fatta e quindi racconteranno la loro storia. Poi il tutto sarà contornato da musica itinerante con dei musicisti del conservatorio che faranno itinerante, suoneranno violini, fisarmoniche, tamburi, insomma, sarà una grande festa che durerà 3 giorni. Vi ricordiamo che cominciamo oggi pomeriggio alle 17 e terminiamo ogni giorno a mezzanotte fino a domenica. Il biglietto costa 10 euro e comprende 10 ticket degustazione che possono essere usufruiti da tutti gli stand presenti. Ricordiamo l'arco di un albero natale solidale. Sì, ci sarà anche un albero che è vicino al palco. In poche parole, ogni visitatore ha la possibilità di acquistare i prodotti che trovi qui in loco, quindi vini, formaggi, salumi, ma anche miele e olio. Sì. Sul secondo acquisto riceverà uno sconto a condizione che lo metterà sotto l'albero. Questa raccolta sarà distribuita poi giorno 23 e sarà donato tutto all'associazione culturale San Giovanni Apostolo Onlus, che consegnerà il tutto alle famiglie meno abbienti. Wow, che bello. E non è finita qui, perché c'è anche una parentesi imprenditoriale, la Sicilia è donna, ne parliamo però tra poco, dopo la pubblicità. I consigli di Radio In. Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Se per traslocare vuoi sicurezza, puntualità e convenienza, scegli Gregorio Loporto Traslochi, leader nel settore dal 1983. Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Gregorio Loporto trasporta tutto, anche auto e moto, sia in Italia che oltralpe, anche con combinazioni settimanali. L'azienda ha sede a Palermo in via Vittorio Bachelet 66. Per info www.traslochitrasportiloporto.com o chiama il numero 091 66 83 157. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. La magia del Natale arriva al centro commerciale Conca d'Oro fino al 24 dicembre. Vieni a scoprire Benvenuti al Polo Nord, un percorso che coinvolge grandi e piccini. Entra anche tu nel magico mondo del Natale, tra luci, villaggi, giochi, laboratori e realtà virtuale. Ti aspettiamo al centro commerciale Conca d'Oro.
Signor Cam, lei è un esperto di comodità, ma si intende anche di regali? Alla Cam acquista regali belli, importanti e utili. Con i regali Cam farà stare comoda tutta la famiglia. Fino al 2 gennaio alla Cam acquisti regali importanti per le tue persone importanti. Materassi, letti, poltrone e tanti articoli dedicati al comfort con gli sconti di Natale fino al 40%. Signor Cam, ma lei è un Babbo Natale! Cam è a Palermo in via Cilea 37. Materassi, letti e reti Cam. Da 50 anni, il posto migliore dove dormire. Cara, cosa si mangia stasera? Ma veramente io non saprei. Va bene, ho capito. Chiamo Bordo. Oh, che bella idea! Possiamo scegliere tra pizza e hamburger. Io direi di ordinare un pollo con patatine fritte. Che ne pensi? Hanno anche il pollo? Sì, è la novità di Bordo. Perfetto, sono d'accordo. Grazie, Bordo. Anche questa volta mi hai salvato. E vai! Bordo, asporto e delivery in tutta Palermo. E che dobbiamo fa? Non vogliono più cucina? Radio In. La voce della tua città. Tornati su Facebook con Media Verna e Vincenzo Bellia, De Gusti Arte. Parlavamo di una parentesi molto interessante, quella imprenditoriale. L'accenniamo già adesso su Facebook, poi anche in radio. Poi gli ospiti, abbiamo parlato di creator, di influencer, di persone comunque esperte del settore. Facciamo dei nomi, Vincenzo. Allora, sì, ci sarà la sommelier Federica Di Salvo, che gestirà i talk show e quindi intervisterà i giovani imprenditori. Si occuperà del focus sull'imprenditoria femminile, appunto la Sicilia è donna. E poi qua accanto a me vi presento Cinzia Orabona, la proprietaria di Ciao. Prospero Enoteca. Ciao Cinzia, ci conosciamo. Ciao, sì, Cinzia. Sì. Sì, assolutamente. Come stai? Scusate, grazie a lei abbiamo avuto l'opportunità di ospitare. Lo perdiamo, vero Mica? Di ospitare? Ciao ragazzi! Cinzia, ti abbiamo sentita, Vincenzo un po' meno, però cosa avete detto? Ripetiamolo. Allora, diciamo, io ringrazio Cinzia che ci ha dato l'opportunità di ospitare gli editori palermitani che appunto metteranno a disposizione libri e faranno delle presentazioni. In questo caso, proprio Cinzia, insieme ad Alessandro Locatelli, presenteranno il Conte di Mazara. C'è un inedito di Dumas pubblicato per la prima volta, e lo faranno con le vesti dell'Ottocento, ottocentesche, quindi ci sarà un ambiente molto, molto carino, elegante, si racconterà di questo libro. Poi inoltre abbiamo appunto momenti musicali con musicisti del conservatorio che faranno da band itineranti, e inoltre abbiamo quest'anno la novità, sono le masterclass, abbiamo delle masterclass sui tè internazionali, sulla frutta tropicale, ma anche sui vini, quindi ci saranno dei focus, quindi vi faccio un esempio, 4 Nero d'Avola a confronto, quindi assaggiare 4 Nero d'Avola del territorio siciliano e capire le distinzioni tra le produzioni del Marsalese, da Agrigento, da Catania o da Messina, quindi abbiamo queste, tocchiamo diciamo i 4 punti della Sicilia e quindi in base a quello che è il clima poi cambia anche il gusto del vino, quindi invitiamo anche tutti a interessarsi a questo evento. Ma il bello! Interessante c'è sicuramente quello sulla frutta tropicale che anche in Sicilia è diventata una coltivazione. Sì, se ne occuperà il professore Farina dell'università, farà insieme a Luigi Speciale che è il produttore della frutta tropicale, faranno appunto questo workshop che è aperto e gratuito, naturalmente fino a 30 posti perché la Bottega 2 ospita questi, quindi al momento abbiamo ancora qualche posto disponibile, quindi vi invito ad iscrivervi se siete interessati a partecipare. Ricordaci se c'è un sito, una pagina. Allora, voi ci potete seguire sulle pagine Facebook e Instagram, De Gusti Arte. Per quanto riguarda l'evento, trovate anche biglietti online alla pagina dell'evento che è De Gusti Arte Winter Edition. Ripetiamo anche questo in radio tra 20 secondi per salutarci velocemente, anche lì ci siamo. Ok. Giovanotti con Se lo senti lo sai, la sua nuova canzone, 12:16, e siamo sempre con Vincenzo Bellia in collegamento dal
dai Cantieri Culturali dell'Azzisa per parlare di Degusti Arte, tra canzone, tra rumori, perché ovviamente inizia oggi, no Vincenzo? Da oggi fino a domenica. Sì, si parte oggi alle 16 con l'ingresso dei giornalisti e poi alle... Ah, che peccato. Eh sì, il fermento infatti è un po' fuori, un po' in esterna, un po' in interna. Dicevo anche, mi piaceva molto la parentesi La Sicilia è donna, perché interverranno donne che hanno contribuito ad arricchire la cultura imprenditoriale, soprattutto nell'ambito dell'agroalimentare, quindi complimenti anche per questo. Vincenzo, ci risenti? Sì, vi risento. Scusate, ma al momento il mio telefono sta un po' scoppiando di telefono. Allora andiamo velocissimi ricordando come raggiungervi e cosa fare per poter seguire l'evento. Però mi era piaciuto il programma, si inizia oggi alle 4 con la stampa. Con la stampa, sì, vi presentiamo l'evento, facciamo un dibattito su quello che la kermesse racconta e poi apriamo al pubblico alle 17. Ogni giorno gli orari dell'apertura al pubblico sono dalle 17 a mezzanotte. Il biglietto costa 10 euro e comprende 10 ticket di degustazione, quindi 10 consumazioni. E all'interno appunto si trovano tutta la produzione agroalimentare siciliana, ci sono 60 aziende presenti da tutta la Sicilia che aspettano tutti i wine lovers e visitatori in generale. Vi ricordiamo che si presenterà sul palco Federica Di Salvo, la sommelier e anche influencer del vino, e poi partecipano insieme a noi i ragazzi di Impiatto tra gli influencer. Sì, che saluto, Vittorio Gabrillina. No. Sì, perfetto. Poi appunto ci sono le masterclass sui vini, la masterclass sulla frutta tropicale e quest'anno, grazie all'Enoteca Letteraria di Prospero, abbiamo l'opportunità di ospitare anche degli editori palermitani che faranno le presentazioni di libri, di cui una in particolare sarà il Conte di Mazara, di un inedito di Dumas, sarà presentato da Cinzia Rabone e Alessandro Locatelli in vesti dell'Ottocento, con delle musiche particolari, quindi vi invito a vedere questa... Cambieremo un attimino dress code, esatto. Mi hai rispolverato un'altra situazione. C'è ora buona che con la sua Prospero Enoteca Letteraria è una patria, un punto di riferimento del radical chic. Io sono completamente attorniata dal radical chic. Quando esco con mia sorella o con la migliore amica bisogna fare cose intellettuali, perché loro sono molto intellettuali e quindi mi portano da Cinzia. Che è molto amata, sì, perché ospitare gli artisti, anche la lettura è un'arte, anche l'editoria è un'arte. Certo, poi un circolo è molto, molto amato, questo è vizioso, nel senso bello. allora, io vi aspetto tutti in massa, anche voi di Radio In. Grazie. A noi piace sempre raccontare queste iniziative che uniscono vino e cibo e comunque intrattenimento culturale. Cultura e arte. Perché è bello non trovare una sola cosa quando esci, cioè è bello essere abbracciati da più stimoli. Sì, e vi ricordo, io una novità non ve l'ho raccontata. Quest'anno, dato che appunto organizzo da 9 anni la Fiera Internazionale del Tatuaggio, abbiamo inserito anche un piccolo stand dove si potranno fare dei tatuaggi piccoli a tema vino. Quindi se qualcuno interessasse tatuarsi un piccolo calice o altri sketch offerti dai nostri artisti, lo potrà fare. Carino, divertente. Pure molto bello, non manca nulla, davvero. Cioè, sempre più in alto. No, sai che cosa manca, Sara? Io non vorrei essere ripetitiva. Una cosa manca. Cosa? Freddo fuori per potersi rifugiare dentro a bere un bicchiere di vino. Beh, a questo punto infatti, mi sa che dell'esterna ci si accontenta, però... A noi che piace coccolare i nostri clienti ed espositori, abbiamo recuperato di circa 15 stufe che non utilizzeremo, quindi... Se dovesse fare freddo le accendiamo, altrimenti le conserviamo. No. Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Buon Degusti Arte fino dal 16, quindi da oggi fino al 18 dicembre, ai Cantieri Culturali dell'Azzisa. Sì, vi ricordo, sempre alle 17 a mezzanotte, ci vediamo qui, il biglietto costa 10 euro e potete stare quanto volete e vi offriamo anche 10 degustazioni. Un saluto e un ringraziamento ad Alice Savona che ci ha segnalato. Ciao Alice. Ciao Alice, grazie. Sweet Spy. Ciao ragazze, ci vediamo al Degusti. Ci vediamo al Degusti. Ciao. Sì, sì, grazie, ciao. Grazie. Saluto anche Alice, amica. Siamo tornate noi insieme, facciamo una cosa, facciamo entrare le ospiti che sono arrivate. Eh sì, perché adesso Saretta allo studio si riempie con le tenniste. Si popola. E allora io mi faccio più in là.
per citare una canzone delle sorelle Bandiera, dici tu, ma come fai a saperlo? Non eri neanche nata, lo so, però comunque mi guardo dei video e quindi mi ricordo allora, di questo. Amica mia, se io ti dico che non eri neanche nata è una battuta, se tu te lo dici è un complimento da sola, non è carino? Beh, come se avessi accettato. No, a parte gli scherzi, sì, sto sistemando, mi è caduto anche un glitterino dalla scarpa proprio ora, in questo momento. E sì. Giorgio Pedone, Virginia Ferrara e Federica Bilardo. Introducile nel frattempo che sistemo le sedie. Vai, vai, vai. Giocatrici della squadra del Circolo del Tennis di Palermo, il circolo storico di Via del Fante. E sono state promosse in Serie 1 la squadra capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni. È composta da Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e Anastasia Bagnato. Anastasia che è stata con noi, se ti ricordi, a Glitter People in studio qualche tempo fa. Dopo varie giornate di incontro sono state proclamate prime del girone e in finale hanno sconfitto il Circolo del Tennis di Bologna con il punteggio di 5 partite a 2. Wow, ciao piacere, mi sto presentando, guarda, guarda qui. La Serie 1 femminile. Ciao piacere, accomodatevi ognuna per ogni seduta con le cuffie, e in collegamento Skype, quindi con le cuffie possiamo sentirla, c'è Milvia Verna che ovviamente conoscete. Amica, no? Sappi che se sono vestite tutte carine. Hanno le racchette. Esatto, no amica, sappi che questa era un'idea. Mi ascoltate? Esisto? No, no, loro non ti sentono perché ancora non hanno le cuffie, le mettono così ti ascoltano. Anche queste dorate, quelle dorate? Sì, sì. Scusami Giulia, ma su Facebook mi sentono che parlo da un'ora? Sì, su Facebook sì, assolutamente. Non c'erano, allora... su Facebook non ci sono mai stati dubbi. Adesso loro ti sentite? Sì, sì. A posto il volume? Okay. Adesso mi sentite ragazze? Sì, sì. Posso parlare? Ciao. Cara Sara, devi sapere che se loro sono tutte così carine vestite in tuta e cosa... Perché era una mia idea geniale per fare la foto. Ora che io sia mezza morta a casa e non possa venire è un altro discorso. E allora io il selfie me lo sparo comunque. È certo che te lo devi sparare. Me lo sparo però in pubblicità, ancora 20 secondi dobbiamo rientrare in radio e poi durante la pubblicità delle 12.30 ce lo spariamo e te lo mando. Io comunque ho visto una foto, giusto per ridere un poco prima di rientrare, Sicilia VHS, che è una pagina social famosa, c'è gente che è a Mondello con l'albero di Natale, però in costume, adoro questo, lo devo dire. Allora ci hanno ascoltato, vuol dire. Sweetie Spy, bellissima, 12:23 da De Gusti Arte, ritorniamo qui in studio e non sono da sola, sono con... Nome. Intanto, cara Sara, Sora, non lo sarai mai perché ci sono io che incombo sulla tua vita sempre. Sempre, Milvia Verna in collegamento con me fino alle 13 e quindi... Federica Bilardo, Virginia Ferrara e Giorgia Pedone. Benvenute! E sono tutte e tre tenniste del Circolo del Tennis che sono vestite, per chi ci sta seguendo anche su Facebook, sono in divisa perché l'idea mi sembrava veramente carina di avere queste tre protagoniste, non sono le sole della squadra, che sono riuscite a meritare una promozione in A1. Giovanissime, spero. Grazie. Bello, bello. Complimenti. Come si dice in questi casi? No, complimenti. Sì. E voi che rito avete anche pre-partita? E lei poi... è troppo elegante per dirlo. Dice a parte merda, 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 voi che dite? In bocca al lupo. In bocca al lupo, esatto. Sì. Buona fortuna. Esatto, qualche, non lo so, rito, gesto, non lo so. Ma io devo dire che non sono tanto scaramantica, però diciamo la nostra che... cena prima della sì. partita. Cena leggera, sì. Fitto fatto. Cena leggera, diciamo. Capito? Non sono l'unica mangiona, mica. No, guarda, tu sei la peggiore, perché sei quella che mangia in continuazione e resta secca. Ma perché mi prosciughi tu? Sì, è possibile. Allora vedo di prosciugare anche me stessa. Come? No. Già per ora sei convalescente, quindi assolutamente. Comunque... Peraltro, ragazzi, io l'ultima volta vi avevo visto sfilare con abiti pazzeschi, di quelli aggressivi. Com'è andata? Esatto, alla sfilata del circolo. Allora, eravamo un bacio po'... alla mia amica Marzia di Gaetano, adorata, che ciao, fa Marzia. Sempre queste follie. Ma che mi dite, com'è andata? Allora, eravamo un po' in ansia perché non era proprio il nostro ambito, però ci siamo divertite. Prima volta? Sì, però ci siamo divertite, dai. È stata una serata molto divertente. E questo è l'importante, perché prima di tutto il divertimento, ricordiamo un po' cosa indossavate.
Che abito? Abito lungo. Io ho un abito lungo nero, monospalla, con tutti gli accessori tipo guerriera. Quindi ecco, dal completino ad un abito così. Però... Io invece ho un abito lungo blu, molto scollato, non da me. Dato che ogni giorno siete in divisa praticamente, no? Esatto. Completino da tennis. Da tennis. Gonnellina sì o gonnellina no? Gonnellina sì. Sì, amica. Un rovescio o camminare sui tacchi? Cosa? Preferiamo il rovescio, tutte no, tacchi. Tacchi mai messi. Sì, no, lei al contrario, solo tacco, almeno 10. Stavo chiedendo se la loro divisa prevede la gonnellina. Gonnellina, sì, la preferiamo. Bello, bello. Allora, ancora musica, noi restiamo su Facebook con Ultimo, ti va di stare bene? Bella. Bella questa, sì, però no, le possiamo tenere perché c'è sempre la nostra amica Milvia in collegamento. Vai tu con le domande, spara. Ascolta, hai parlato di musica, che cosa vi piace? Ma a me è un Ultimo, po' tutto. Perché lo stiamo ascoltando e quindi qualcuno ha detto bello, che gli ha detto? Sì. Okay, ok. No, a me anche un po' la trap del momento. Un po'... Lazza? Sì, Capo Plata, tutti questi. Cioè, mi caricano, mi piacciono molto queste canzoni. Poi lui sarà a Sanremo, quindi insomma promette bene. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, sì. Voi? Sì, anche a me trap, comunque musica italiana mi piace tanto. No, a me un po' di tutto, io ascolto sempre, costantemente musica, però diciamo, la mia preferita è Billie Eilish. Qua. Ah, lei è quella che mette le canzoni della serie. Gusti prelibati. E io anche io sono la sudamericana, reggaeton, esatto. Mi piace. Amica, ma chiediamo l'età? 12, 11 e 10, no? No, io 18. 18? Io 23. Lei è quella grande. Sì, io sono. Vabbè, l'età media qual è? No, questo. Sì, 18, 19. Sì, sì, sì. Ok, ok. E dall'altra parte del vetro chi abbiamo? Tanto su Facebook possiamo dirlo, perché qui abbiamo i fotografi. Allora, abbiamo mia madre. E mio padre. Buongiorno, buongiorno. Francuzzo. E considerate, ragazzi, che siamo live su Facebook, quindi questa è la riproduzione della diretta e potete trovare tutto sulla pagina Radio In e della diretta di oggi, Glitter People, venerdì 16 dicembre. Amica, prima della pubblicità, in questo minuto e mezzo, cos'altro vuoi chiedere? Ma io intanto a livello sportivo non sono esattamente un campione, perché diciamo che per me lo sport è non sono dotata, quindi però mi piacerebbe inquadrare Giorgia, è la numero 818 al mondo e come miglior risultato in singolare vanta una semifinale a Solarino, mentre il doppio insieme a Virginia ha vinto 3 tornei. Poi Federica è numero 543 al mondo e quest'anno ha vinto 2 tornei. Oh, e sì, poi ancora Anastasia Bagnato si che trova non a... che non è qua, Anastasia, no. Esatto, no, che conosciamo e che salutiamo. Ciao Ani. Raccontateci questo mondo dello sport, del tennis, visto dal punto di vista femminile. Il mondo del tennis non è come il calcio che vede le donne relegate, nel senso che ci sono le sorelle famose, poi il tennis ci ha insegnato le Williams, no? A considerare le donne anche come icone, come campioni. E voi come lo sentite? È uno sport dove il maschio, la connotazione maschile prevale? Raccontatemi da dentro. Se è cambiato rispetto a prima? Allora, secondo me nel tennis maschio e femmine sono abbastanza allo stesso livello, cioè non c'è un pubblico che preferisce i maschi o le femmine, ma soprattutto negli ultimi anni anche le femmine hanno un vastissimo pubblico. È vario. Sì, mentre magari nel calcio è diverso perché è ovvio che si preferisce il calcio maschile piuttosto che quello femminile. Un attimino perché abbiamo una pausa, quella pubblicitaria, unico momento in cui non ci sentiamo e non ci vedete, ma torniamo tra poco. I consigli di Radio In. Pa come Palermo. Pa come panettone. Pa come pancucciato. Il panettone artigianale che nasce da un'idea dello chef Filippo Lamantia, ottenuto dalla semola del couscous dolce e con i sapori e gli odori della Sicilia. Contenuto in un'elegante scatola di latta, una perfetta opera d'arte. Lo troverete in edizione limitata alla pasticceria Don Nino in via Vincenzo Di Marco 26B a Palermo e nel sito pancucciato.com. Pancucciato. Da regalarsi o da regalare per un Natale ancora più speciale.
Guarda che meraviglia, senti che spettacolo. È arrivata Sky Glass, molto più di una TV. Perfetta fino all'ultimo pixel, con un miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass 43 pollici a 11,90 € al mese. Anticipo di 25 euro anziché di 125 euro. Solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in via Sciuti 68. Domenica aperti. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via Generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social. Torna Expo Cook, l'evento più cook dell'anno. Dal 6 al 9 marzo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Se la ristorazione è il tuo mondo, a Expo Cook non puoi mancare. Info su expocook.org. Un luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia. Preparati alle emozioni con Escambré, dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano. Escambré, Caletta Sant'Elia, via Torre 6. Preparati alle emozioni. Per info e prenotazioni vai su www.escambré.it o chiama il numero 345 44 63 076. L'immobiliare che mancava. Siamo tornate 12.33, sempre su Facebook, sempre in collegamento con la nostra amica Miglia Verna. Ho fatto una chiacchierata con loro, non si fermeranno neanche durante le vacanze, tranne il 25. Ma io vi sentivo tutto. Ah, allora io hai sentito che ti ha detto Milva o Milvia? Lei vive nel terrore che poi io mordo, mi trasformo, sono in realtà un lupo mannaro e quando... Però con me è soltanto baci, dai. Solo baci, perché ormai sei brava, però sono avuti anni per educarti così. Capito. Allora, scherzi a parte, giocherei un po' ancora sul concetto, perché il tennis vuole tanta forza. Chiunque abbia preso una racchetta in mano si accorge materialmente della differenza tra i giocatori nella forza che riesce a incidere nel colpo. Voi siete tutto sommato minutine. La forza si ottiene allenandosi, sviluppando i muscoli, cose che vi ha fatto sfidare non solo gli uomini, ma anche le donne più spacciute, per dire, io ce la faccio. È psicologico? Qual è? Ma diciamo che secondo me adesso il tennis è diventato molto più fisico rispetto a prima. Cioè la preparazione atletica forse sta diventando più importante della tecnica. E comunque, diciamo, come dicevi tu, noi non siamo proprio tanto muscolose, perché secondo me il concetto di forza... Vabbè, comunque sono fisici, cioè, diversi, cioè strutturate, che... perché vi allenate tanto, cioè appunto si è intensificato l'allenamento. Sì, questo perché secondo me comunque il concetto di forza di tennis è diverso, mm-hmm. Non è tanto proprio la massa che secondo me importa, è più velocità, reattività, tante anche, componenti, sì, ci sono. Sfruttare anche le leve, quindi sono tante componenti messe insieme. Tutti allo stesso modo, genitori che decidono che devono far fare qualcosa ai figli e quindi vi hanno iscritto al tennis al circolo? Com'è nata? Allora, io ho iniziato a giocare perché mio fratello giocava a tennis, quindi io guardandolo mi sono appassionata, ho iniziato a giocare al muro di casa e poi mio padre mi ha iscritto al tennis. Bello. Un bacio al papà. Infatti io chiedevo da quanto tempo giocano, ma hanno detto vabbè da sempre. Tutta praticamente. Ed è bello perché quando hai una passione prima di tutto e poi sviluppi questa capacità che chissà dove ti porta. Intanto abbiamo portato a casa questa vittoria, giusto? Sì. E quindi diventeranno delle... già sono delle piccole star, che dici amica?
che a livello proprio di organizzazione dei campionati come funziona? Ci sono delle squadre create dai circoli nazionali? Sì. Ne parliamo in radio. Rifai sì. La domanda appena io sì, disannuncio sì, il brano. Sì. Vai, vai. Bella questa. Eh? Bella questa. Ma scusami una cosa, che devo dire? I circoli, le cosa? Squadre dei circoli. Le squadre dei circoli. Ma tu devi dire che... Rise 12:36, parliamo di tennis. Siamo con tre piccole star, piccole tra virgolette, però insomma forti e importanti. Amica, hai detto bene, Sara, piccole star nel senso che noi siamo glitter people, tutto sommato dello sport non è che capiamo moltissimo, perlomeno io prima no, di no vabbè ovvio dai non capivo neanche di musica e continuo a non capirne, amore mio, però quello che ci piace di queste tre ragazze o quattro, l'intera squadra, è che essendo giovani, essendo belle, essendo del circolo del tennis, sono arrivate in A1, cioè ci piace quando brillano e noi raccontiamo i personaggi che brillano e loro indubbiamente lo fanno, però cerchiamo di capirlo meglio, nel senso che è chiaro, quando ricevi una copertina o un articolo di un giornale ci si rende conto anche da fuori del sacrificio e del successo che c'è dietro un'impresa, ma cosa c'è dietro? Anche a chi non è così esperto del settore del tennis, dello sport, la vostra impresa raccontatela in termini di sacrificio, di ottenimento, quali sono state le tappe? Vabbè, per chi ovviamente come noi non ne sa nulla, magari per voi è scontato, però cosa c'è dietro? Vai Fede. Diciamo che questo successo è frutto di anni di lavoro, perché comunque, ad esempio, io personalmente gioco questa squadra da quando eravamo in Serie B, quindi sono stati vari anni e piano piano con allenamenti e comunque anche con l'unione di squadra che abbiamo maturato nel tempo, siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Comunque è sempre un risultato che non si raggiunge nell'immediato. No, infatti comunque ci abbiamo provato già due volte. Sì, è da due anni già, esatto, che proviamo a vincere questi salire. Playoff. E finalmente quest'anno ci siamo riusciti. Dai, finalmente un bel risultato. E a livello personale, nel senso che il tennis è anche uno sport molto da protagonismo. Sì. L'essere squadra vi penalizza, trovate... No, diciamo anzi che la squadra è una cosa molto bella, perché come dicevi tu è uno sport individuale, quindi non capita spesso di gareggiare per una squadra. E quindi anzi comunque secondo me noi particolarmente, perché comunque ci conosciamo... Da sempre, a differenza sì, magari delle altre squadre insieme. Che si trovano così, noi comunque... Infatti soprattutto quest'anno che l'abbiamo giocata noi quattro del circolo in particolare, proprio il fatto di squadra, di unione ci ha aiutato a portare a casa questo risultato. E poi anche un gioco di sensazioni, no? Oltre la prestanza fisica, quindi l'allenamento intendo, come abbiamo detto prima, no? Quindi pensare alla mossa, certo, è un gioco mentale, molto no? Tattica, sì, secondo me è anche molto, cioè a livello mentale è molto sì. impegnativo. Sì, a proposito di portare avanti il risultato insieme, perché siete una squadra, siete amiche, abbiamo un video proprio del momento in cui esultate. E allora lo facciamo vedere, che dite, all'interno della diretta Facebook, mentre in radio ascoltiamo D'Argento Amico con Ubriaco di Te. Sta andando in radio e noi... Certo, ti fiamo. Bel video, chi l'ha girato questo? Uno degli spalti, sì, so uno come. Del pubblico. Insieme. Ma le vostre amiche, i vostri amici, i vostri colleghi, compagni vengono a fare sono il tipo infatti striscioni. Pieni, esatto. cosa ecco, infatti, dico, il supporto è importante. Sì, no, sì, diciamo, sì. Durante la settimana abbiamo chiesto sì, comunque di reclutare gente per farla venire. Esattamente quanto dura una partita? Ma non c'è un tempo, un'ora e mezza, un'ora, due, anche diciamo tre ore, almeno. Tre esatto. ore, dipende appunto dalla sì, durata dalla degli scambi, esatto. se è lottato. Amica, notavo che, mi senti ancora, giusto? Ci senti? Sì, sì. Sì. Notavo che la maggior parte, forse l'avevi sentito anche prima, sono chiare, sono bionde. Allora noi rinunciamo al tennis. Sì, no, vabbè, a meno che non ci facciamo una tinta, amore. Sì, sì, infatti, scherzi a parte. Vai tu, siamo sempre su Facebook.
il tennis, pur amandolo molto, io non l'ho mai considerato uno sport che faceva per me, perché ha bisogno di una concentrazione mentale e di una forza e di una sicurezza totale. Io che ho sempre 30.000 pensieri, perché ero abbastanza dura nel tennis. No, in quel momento si è stato tanto quello. La partita può cambiare da un minuto all'altro in base alla tua predisposizione. Sì, infatti sì. Basta un minimo di disattenzione che ti trovi magari sotto di punteggio, quindi è importante mantenerla per tutta la partita. E anche sviluppare i riflessi, no? Sì, quello quindi, cioè, comunque coinvolge tutto alla fine. Ma per chi è mancino cambia? Io sono mancino. Infatti, come funziona? No, dico, il tennis è sempre uguale, soltanto che in percentuale siamo di meno, quindi diciamo che tra da più fastidio. Siamo un po' più avvantaggiati perché gli avversari non sono abituati a giocare contro i mancini, quindi tra virgolette spezziamo un po' i punti di riferimento. E a proposito di concentrazione, una domanda di quelle alla glitter, Sara, di quelle impegnate culturali. Sì. Ma visto che bisogna mantenere la concentrazione, come con i fidanzati come si fa? Se sono distratti, ti danno fastidio, non lo so. In quel momento esiste solo la partita, solo la racchetta e la pallina. Ma non te la porti a casa una lite, una cosa? No, pacifisti siamo. È lo stesso... Queste domande più altre nuove le facciamo anche in radio perché stiamo per tornare. 20 secondi. Siamo pacifisti. Siamo tornate qui in studio con me, Giorgia, Virginia e Federica. In collegamento Milvia, parliamo di tennis, della vostra passione, del vostro sport che fate ormai praticamente da sempre, da quando eravate piccolissime. E tante le curiosità, anche appunto abbiamo scoperto che non siete in molte o in molti mancini. Sì. Però alla fine questo potrebbe essere un vantaggio. Sì, dovrebbe essere un vantaggio, sì. Quindi interessante. Oggi siete anche speaker dopo anche che modelle. Dicevo mica, oggi oltre aver fatto anche da modelle per la sfilata precedentemente citata, oggi anche speaker. Oggi speaker, hai visto? No, stiamo anche esplorando il loro mondo attraverso i loro occhi. Chiedevo infatti se portandole, poi magari invecchiando, poi ti secca tutto, ma quest'età le emozioni sono a mille. Gli scontri mille, ricordo anche quelli con le amiche da giovani, erano grandi pianti, grandi riappacificamente. Ora sì, ok, vabbè, no, arrabbiato, vabbè, poi ci passo. Hai capito? Poi a un certo punto tu molli, però a questa età in cui sei veramente una pentola che bolle, poi trovare la forza ferrea in campo di mandare la pallina dove dici tu, di colpire la racchetta come dici tu, è un po' cioè uno sforzo importante. Sì, ci diciamo si è che... preposte, io immagino. Vero? Sì, come dicevamo prima, è uno sport che impegna molto a livello mentale. E ovviamente le emozioni ci sono sempre e ci saranno sempre, perché comunque siamo esseri umani pure noi. Però infatti l'allenamento consiste anche in questo, cercare di controllare le emozioni e, tra virgolette, di non pensare a quello che succede fuori al campo. Quante racchette avete a casa? A casa? Troppe. Un numero orientativo. Vabbè, orientativamente. Tutte io, le racchette tipo sì, 3. No, ma tutte le racchette nell'arco della vita, veramente, non le saprei. Non so. Alcune buttate, sempre tutte conservate? Io la o appese? Io le ho buttate. Alcune nel regalo dei bambini del circolo, sì, però molte vengono buttate. Sì. Domanda, che cosa vi unisce? Due cose per cui vi sentite più simili alle vostre coetanee e due cose per cui proprio siete un mondo diverso. Vabbè, unite sicuramente ogni giorno da questa passione. Sì, noi sì. Vabbè, no, che ma ci questo è quello che le rende diverse dalle coetanee. Sì. Penso a quelle di scuola, quelle di università, quelle che ne so, che vanno pazze per un cantante o per una serie. Ecco, le serie, voi riuscite a vederle? Sì. Certo, il tempo libero è Netflix. Certo, certo. Sì, io però sono in fissa con questa mercoledì, serie. Mercoledì sono il secondo rewatch. No, guarda, io pure. Ma tu sei la mia Venerdì Adams. Emilia Verna. Venerdì Adams, che carina, sì. Diciamo che io spesso sono allegra come mercoledì. Ah, oh, bene. Sì, sì, soltanto che è meglio il venerdì, come ogni venerdì insieme. Allora, ancora musica, Down in Atlanta. Sempre su Facebook per 2 minuti. Allora, per quello che riguarda il quotidiano, che so, le cose che vanno di moda, abiti, felpe,
marchi, che cosa vabbè, che vabbè. Vi rende più, non lo so, distaccate rispetto alle distaccate alle cose che siamo quasi sempre in tuta noi, esatto, quindi quando ci vestiamo magari un per po' meglio sembra sì, assurdo sembra... anche per quanto riguarda il trucco ci trucchiamo esatto, veramente poco nella necessità. Ma gli occhiali da sole si possono portare durante un, non lo so, una partita, un allenamento, chiaramente quelli sportivi sì, ci sono sì, quelli ci sono, ci sono. Però sì, sì, quasi nessuno li usa. Cappellino sempre da indossare. Visiera. Visiera. Fascetta. Ah, quindi non è obbligatoria? No. È a tua discrezione, diciamo. Quindi ovviamente il vostro armadio vede più tute, completi, che cose eleganti. Solo questo, abbiamo gli sponsor che ci riempiono di roba ogni anno. Quindi siamo è uno sponsor importante? Noi abbiamo Lotto. Io Adidas. Vabbè, comunque. Amica, stai sentendo? Sì, sto sentendo. Immagino Milvia con una tuta Lotto Adidas e i tacchi. Questa è la sua immagine. Ma poi cosa succede alla racchetta? Proprio si buca, si... Sì, possono rompere le corde. Noi rompiamo praticamente qua. Quasi ogni come una chitarra si scorda anche le racchette. Le corde, sì, esatto. E quanti colori fanno? Mi vedo già questi... No, vabbè, dipende dal modello della racchetta e dalla marca. Poi, di solito quanto pesa una racchetta? 300 grammi. Mm. Sì. 300 grammi noi caliamo la... No, qual è la tua porzione, Saretta? No, vabbè, dai, anche meno. Non scherziamo, non esageriamo. Comunque, hai altre domande? Oppure le facciamo sì, in radio? Quali sono, qual è qualche cosa che vi accomuna, tipo paranoia nello spogliatoio, la cosa che vi dà più fastidio, il quotidiano, qualche cosa per farci i fatti vostri? Tipo le serie TV, capito? Noi vogliamo scoprire tutto. Non saprei. Secondo me per loro è normale, non lo so, magari non... cioè entrano, giocate, vi allenate, sì, vi cambiate. Sì, sì, per noi... giornata la per dire, in una radio c'è chi ha la fissazione per la cuffia, tipo la signora che mi sta accanto, che deve avere la sua, perché lei è tutta speciale. Questo è vero, ma non perché sono speciale, ma perché preferisco così. Voi che cosa avete di radio, aspetta. Fissazioni di... Da Atlanta siamo a Palermo, 12:47 con le nostre tenniste piccole star, amica, che dicevi? Altre domande? No, le piccole star stavamo cercando di capire sia il loro successo sportivo, il sacrificio che evidentemente ci vuole, ma sia anche questo essere un po' diverse dai coetanei, perché abbiamo capito sentendole che c'è chi si allenerà anche a Natale, anche a Capodanno, quindi sì, non è un impegno da poco, soprattutto per raggiungere la Serie 1 a una media di 20 anni, se non ho capito male. Sì. Nonostante a me piace sempre vedere il lato umano, il lato comune, il lato anche quello un po' più... gli aneddoti, chiedevo qualche cosa negli spogliatoi, quello che succede, ecco. Facciamo un paragone che non c'entra niente e che voi ancora non potete sapere. Le signore che giocano a carte, che passano gli interi pomeriggi a giocare a burraco, ti sa che c'è quella che tende un po' a barare, quella che si arrabbia, quella che ti tira sui soldi. Tra di voi quali sono i curtigli, i gossip sulle giocatrici? Senza cattiveria. No, vabbè, le cose più chiacchierate ce ne sono tante. Sì, tutti ci piacciono, tutti qua è il programma giusto. Ma non lo so, perché ogni giorno comunque a noi non interessano qualcosa. Solo le cose di Giorgia Soleri, diglielo Sara. Quelli a te, poi ti trovo gli articoli, te li giro e non mi rispondi più. Ma è ovvio che quando finiamo ad esempio una giornata di Serie A e ci troviamo tutte nello spogliatoio, parliamo, che ne so, se è successo qualcosa di particolare nelle partite, sì, se sì, le avversarie anche al di fuori, poi anche i social ci aiutano molto. Ah, mamma mia, scatenano un polverone da questo punto di vista. Punti di riferimento, chi sono i vostri esempi? Il vostro grande o la grande tenista. No, amore, stavamo parlando di curtigli, non fare la domanda interessante. Eh no, perché non... No, la stanno dicendo. Qual è, ad esempio, un difetto? No, una giocatrice, che ne so, che una scorrettezza che non si fa in campo, ecco. Allora, diciamo che nel mondo del tennis, soprattutto ci sono russe di questo lato del mondo, che hanno la caratteristica di essere furbette in campo, cioè che ti rubano qualche palla, o che fanno delle cose apposta per farti incavolare. E hai queste, visto? Diciamo, sono proprio famose nel mondo del tennis. Però, un po'. Sì, diciamo un po' tutte. Però soprattutto queste qui... Loro sono rinomate per questo. Esatto. Ok, con una curiosità che non conoscevamo. E adesso possiamo tornare agli esempi? Chi sono i vostri... E una caratteristica delle italiane invece qual è? Che cosa vi contraddistingue? Che non molliamo mai.
cioè che sì, proprio fino all'ultimo punto ci proviamo, cioè questa è la nostra caratteristica. Sì, nostra sì, proprio in generale l'italiana, l'italiana in generale non lo so, perché comunque ognuno di noi è diverso, ognuno, ognuno ha il proprio stile ovviamente, proprie, no? Sì, sì, certo. Dicevo, punti di riferimento. Per me Federer. Per me Nadal. Boh, io... cioè, no, diciamo uno, mi piacciono un po' di giocatori. Chi segui di più magari? Ti stimola? Ti piace il suo stile? Kyrgios. Ah, no, Kyrgios sì, vabbè, perché è un po' pazzo, io pure sono un po' pazza in campo, diciamo. Cioè, un po'... Chi? Kyrgios. Ah, vedi che mi manca. Vabbè, sì, mi piace... Cercalo. Un po' come giocano un po' tu... Cioè, mi piace molto guardare il tennis, quindi guardo un po' tutto. Ultima pausa di oggi, pubblicitaria ovviamente, torniamo tra poco. I consigli di Radio In. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. I tempi sono quelli che sono. Mi sa che dovrò rivolgermi ad Affari in Oro. Suggerirò l'idea anche a quella befana dell'amica mia. Affari in Oro compra preziosi in oro e argento in contante all'istante. Affari in Oro è a Palermo con 8 negozi. Numero verde 800 913 333. Bambini, arrivo! La magia del Natale arriva al centro commerciale Conca d'Oro. Fino al 24 dicembre vieni a scoprire Benvenuti al Polo Nord, un percorso che coinvolge grandi e piccini. Entra anche tu nel magico mondo del Natale, tra luci, villaggi, giochi, laboratori e realtà virtuale. Ti aspettiamo al centro commerciale Conca d'Oro. A Palermo Babbo Natale arriva con l'auto usata, anzi con 1000 auto usate. Dal 16 al 18 dicembre goditi Christmas Days di Stellantis and You Palermo. Fallo assieme ai tuoi figli. Tu puoi scegliere il tuo regalo preferito: tech tagliandi, passaggio di proprietà, antifurto o sensori di parcheggio, finanziamento a te dedicato. Loro, i piccoli, possono invece trascorrere domenica 18 dicembre con Babbo Natale e fare le foto con Minnie e Topolino. Vieni a scoprire l'usato di Natale di Stellantis and You Palermo, solo dal 16 al 18 dicembre in via Imperatore Federico 79. Vroom vroom vroom! Ho, ho, ho! Per chi ancora non lo sa, la 12esima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12esima nota, per noi di Radio In, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Radio In, la voce della tua città. Eccoci, eccoci, tornate su Facebook per 4 minuti e poi ultimo intervento in radio. Abbiamo però i fan che ci stanno seguendo e stanno ascoltando anche l'intervista delle ragazze, guardandola su Facebook. Salutiamo tutti, salutate. Ciao, salutate. Ciao Gianni, ciao, ciao mamma. Allora, amica sì, mia frizzata, sì, Milvia Verna, in questa posa che si è sparata quanto tempo fa? No, ce l'hanno scattata questa, se ti ricordi. Eravamo insieme, ti ho tagliata nella foto. Ovvio che mi hai tagliata, lo so, lei è su WhatsApp, quindi veramente dovrei vendicarmi. Una foto... A meno che non ci facciamo proclamare gemelle e quindi ci uniamo pure nelle foto del profilo, come vuoi, amica mia. Ma vabbè. Io farei... Allora, sto pubblicando la vostra foto, visto che io sono tutta cuore. Metti un po' di filtro, comunque rendila un po' glitter in qualche modo, no? La pagina Facebook, Giorgia, ci sei su Instagram? Sì, sì. Ricordate i vostri account. Sì, però su Instagram sono Georgia, per un fatto... americano? Americano. Giorgia trovata, poi... Dominicano. Allora, io Virginia Ferrara. Ce l'hai normale il nome, giusto? Sì, sì. Sì, sì, lei no... E con una bella racchetta da tennis e ancora Federica Bilardo, anche per ricordare chi erano le nostre ospiti, chi sono le nostre ospiti dell'ultima parte di Glitter People, sì, dedicata al fatto che queste giovanissime e bravissime sono arrivate in Serie 1, che non abbiamo ancora capito bene che significa, Sara, perché sono i nostri limiti, però immagino, ecco, che cos'è che aspettate? Cosa succede adesso? Parlo di fine anno, voi, giocatrici. Allora, cosa succede adesso dopo la Serie A?
Allora, diciamo che noi abbiamo finito la stagione appunto con la Serie A e adesso ci alleniamo e poi cominceremo a fare i tornei verso fine gennaio, diciamo. Quindi adesso siamo in preparazione. Ricordiamo chi vi allena, no? Alessandro Ghimirri. Il grande maestro, soprannominato il grande maestro. Il grande capitano maestro della squadra. Sì, sì. Ah, ecco. Cosa dice Ma di scusami, voi? Una cosa alle spalle su questo allenatore non si può dire. Cosa dice voi, lui di voi e voi di lui? No, diciamo che secondo me c'è grandissimo rispetto da ambe le parti. Quindi, anzi, una cosa che non ci aspettavamo, io non mi aspettavo, che nel momento in cui siamo salite l'abbiamo visto emozionato. Sì, si è messa a piangere, troppo. Quindi, orgoglioso. Sì. Ma questi numeri, dato che sono, ad esempio, 543, 818, come mai sono a tre cifre? Sono ignorante in questo caso. Quindi. Perché ancora dobbiamo scalare. Possono essere anche a quattro cifre, vero? Esatto. No, anche a due cifre, una cifra. Cioè, dipende. Okay. Siamo... Allora, quello è il ranking mondiale. Nel senso che ogni giocatore ha una sua posizione individuale. Esatto. È quello più o meno, persino io che ormai ho abbandonato tutte le velleità sportive, però è invece la dinamica delle squadre e delle serie, vi chiedevo all'inizio, coinvolge che cosa? Chiunque abbia iscritto la propria squadra in federazione? I circoli devono iscrivere le proprie squadre con i propri membri e si parte dalla serie D, poi a salire C, B, A, A2 e A1, che praticamente sono le squadre più forti d'Italia. Così rientriamo in radio per l'ultimo intervento e poi ci salutiamo. La nuova stella di Broadway, questa qua. Cremonini con la nuova stella di Broadway. Di stelle oggi ne abbiamo tre: Little Stars, Giorgia, Virginia, Federica e Milvia Verne in collegamento. Abbiamo parlato di questo vostro mondo, il mondo del tennis, di questa bella soddisfazione, insomma dei prossimi obiettivi. Cosa ci sarà adesso? Adesso andremo a competere per quanto riguarda le squadre con le squadre più forti d'Italia, come dicevamo prima. E poi per quanto riguarda il livello individuale, momentaneamente stiamo facendo la preparazione invernale e da fine gennaio si ricomincerà con i tornei individuali. Bene. Amica, domande? Milvia Verna. Amica, le domande le farei sulla loro vita ancora, però capisco che le teniamo in cottura già da mezz'ora. Sono veramente ammirevoli perché sono devote ad uno sport non semplice, ma molto elegante, parliamoci chiaro. Molto, molto elegante. Tra le frequentazioni più belle che vi ha regalato questo sport, quali sono i momenti che ricordate con più piacere? Io personalmente, ma penso anche voi, sono stati gli Slam Juniores, sì, esatto. I tornei più importanti a livello proprio mondiale. Anche rappresentare la nazionale, sì. Io vabbè, ero in squadra con Giorgia, però è stato bellissimo. Sì, esatto. Beh, immagino. Dov'era? Allora, sono arrivate terze. Allora, abbiamo giocato la prima fase a Maglie in Italia, infatti avevamo un grande pubblico, e poi abbiamo fatto la fase finale in Francia. Bello, bello. E quest'anno per il prossimo anno, meglio così, dove andrete? Già sapete? No, personalmente non abbiamo fatto una programmazione, però comunque ci sono tornei sia in Italia che all'estero. Bene, bene. È stato un piacere insomma, avervi avuto ospiti in presenza qui in studio, spero vi siate divertite, anche questa esperienza nel cassetto ovviamente. Salutiamo chi? Tu hai dei saluti anche in diretta? Sì, Gianni, il mio fidanzato e mia madre, e mia sorella Martinuzza. Ovviamente, non dimenticare nessuno, altrimenti blacklist, mi raccomando. Grazie ragazze, complimenti, ciao, per quello ciao, che sempre. Grazie. Ringraziando... Ciao, grazie, mi dispiace tantissimo non aver partecipato a quella bellissima foto che però ho già pubblicato sulla pagina di Glitter. Olè. Grazie Milvia Verna per essere stata in collegamento con me per 2 ore, ci siamo divertite, tantissimi gli argomenti e soprattutto gli eventi di questo weekend, dal 16 al 18, dei Gusti Arte a Palermo, oppure andiamo a Ciminna con il Rural Day, con un altro bellissimo evento, e quindi tanti spunti su cosa fare tra relax e buon cibo. Grazie per essere stata con me e Giulia Celesi è regia.